andò fino in fondo. E c'è la parola che nessuno di noi, se andata da lui, sarà lasciato fuori. Nessuno. Anche il peggiore di noi, andando a Cristo, sarà preso. Perché Gesù vuole che noi andiamo a lui con amore per chiedere perdono ai nostri peccati. E la cosa che ancora più mi ha colpito è che, sapendo tutte queste cose, gli ha amati fino in fondo e ha lavato i loro piedi. Ha lavato i loro piedi, ha lavato. Alleluia. Dicevo, pensa, questo è l'amore. Pensa se tu sapessi che davanti a te hai un gruppo di persone che da lì a poco ti abbandonano. Uno ti rinnega, uno ti vende, uno non ti crede e gli altri scappano. Tu daresti i loro piedi? Arrangiatevi. Io no. Gesù ce li ha amati fino in fondo. Ha lavato i loro piedi. Ma Pietro non capiva questo. Signore, tu lavi i piedi a me? No, Signore, mai. E lui rispose, Pietro, se tu non lavi i tuoi piedi, tu non farai parte di me? Ah, allora, Signore, fammi il bagno completo, Signore. Perché Pietro non aveva mezze misure, o era 8 o era 80, lui era ai due estremi. E forse aveva capito cosa voleva dire. Perché lui, Signore, sapeva che era questo privilegio che lui aveva di avere ogni cosa nelle sue mani. Non era motivo di orgoglio, ma era motivo di umiltà. Ripeto, il privilegio non ci porta all'orgoglio, il privilegio ci porta all'umiltà. Il fatto di essere qua, essere un popolo scelto, avere la salvezza, è un privilegio. Questo non ci deve portare però all'orgoglio, ma all'umiltà. Gesù è Dio, Lui è Re, Lui è il Figlio di Dio maestoso, Lui si è umiliato a tal punto da lavare i piedi ai discepoli. Lui ha lavato i piedi ai discepoli. Lui non si è autoesaltato. Lui non si è messo lì dicendo lavatemi i piedi che sono andrò a fare un po' al Calvario. No, vi laverò i piedi. Io sono il Signore, ma io lavo i vostri piedi. Perché voi impariate da me cosa vuol dire essere umile. Non pensare all'orgoglio, non pensare a chi sarà più grande, chi sarà. No. E questa è la lezione per voi oggi. Umiliatevi. Umiliatevi, lavatevi i piedi l'uno con gli altri. E dice, poi non avevano capito questo. Quindi è importantissimo questo da capire. Quello che Gesù sapeva determinò quello che lui fece. Ripeto, quello che Gesù sapeva ha determinato quello che lui ha fatto. Quindi molte volte noi sappiamo che siamo salvi, sappiamo che siamo credenti, sappiamo che siamo figli di Dio. Questo deve determinare quello che faremo. E non è di pavoni, è di umiliarci. Che lui cresca e io diminuisca. Questo è il privilegio. Sapere che siamo salvati, che c'è un padre che ci sostiene, che c'è una chiesa che prega con noi, dei fratelli, delle sorelle che sono con noi insieme in comunione. Ma questo non ci deve dare adito a orgoglio. No, umiliazione. Laviamo i piedi degli altri, e questo che vuole il Signore. Sapete, la sua umiltà non proveniva dalla sua povertà, ma dalla sua ricchezza. Gesù era umile perché era ricco. Essendo ricco, si fece povero. Essendo re, si fece servo. Essendo Dio, si fece uomo. Essendo creatore, si umiliò e lavò i piedi ai discepoli. Sapete, questo atto per noi magari può essere significativo o no, ma secondo le usanze, il costume dell'epoca di Israele, quando le persone andavano in casa di qualcuno, chi li ospitava doveva lavare i piedi alla persona che entrava, perché loro camminavano per le città, per i deserti, quindi immaginiamo con dei sandali, i piedi erano veramente come i nostri, quando magari in spiaggia, no? Piedi di terra, di polvere, e quindi loro la prima cosa che facevano prima di andare a tavola era di lavare i piedi. E di chi era il compito? Del servo di casa, dello schiavo, della persona più umile, che si alzava e lavava i piedi dei visitanti. Ma quella sera la cosa interessante è che i discepoli erano a Betania e andarono a Gerusalemme. Quindi fecero un bel cammino, quindi immaginiamo che bei piedi, belli unti, belli sporchi, no? Entrarono, erano solo loro, non c'erano servi, non c'era nessuno. Cosa fecero? Sediamoci.
Chi si alzò? Forse la scena magari poteva essere questa, seduti, Gesù in piedi, e magari lì una bacinella nel fondo dell'acqua. Magari Gesù stava aspettando, magari qualcuno si alzerà, o dirà, ci penso io maestro. Nessuno ci ha pensato. Ma lui si è cinto le vesti per lavare i loro piedi. Alleluia. Molte volte non perché siamo qualcuno, tra virgolette, che non possiamo fare lavori più umili. Non vuol dire che poi la Chiesa è solamente gli aconesi, no, tutti quanti. Siamo tutti uguali. Anzi, più saliamo e la scala è contraria. Scendiamo. Quindi a chi più è dato sarà più richiesto. Quindi questo vuole il Signore, siamo consapevoli di questo. Ma i discepoli erano troppo pieni di orgoglio. Dice appunto Luca 22:24, che dice, fra di loro nacque anche una contesa. Chi di essi fosse considerato il più grande? Addirittura i due fratelli, Giacomo e Giovanni, proprio chiesero al Signore, chi di noi due sarà a sinistra, a destra? Dice che si indignavano contro di loro. Ma non per il fatto, secondo me, per il fatto perché loro chiesero. Dice, ma come hanno potuto chiedere questa cosa? Chi sono loro? Non tocca, tocca a me, sono io il più grande. Quindi il loro orgoglio era veramente qua. E Gesù ci mise poco, Gesù, per portarli per terra. Dice, ora vi dimostro cosa vuol dire umiltà e la vuoi ai loro piedi. Quindi chi è più grande è quello che si umilia. Molte volte noi pensiamo che avere un privilegio vuol dire grandezza, magari vuol dire riconoscimento, vuol dire applausi. Magari questo per te è il significato di avere un privilegio, essere applaudito, essere glorificato, no? È servire. Il privilegio è servire. Molti pensano che magari i discepoli avrebbero anche magari lavato i piedi di Gesù. Se lui avesse chiesto chi mi vuole lavare i piedi, magari tutti quanti sarebbero corsi per lavare i piedi, ma Pietro non voleva lavare i piedi di Giovanni, Giacomo non voleva lavare i piedi di Bartolomeo, tanti loro non volevano, loro si sentivano grandi e quindi mai avrebbero lavato i piedi gli uni degli altri. Ma Gesù gli porta i piedi per terra, dicendo: se il vostro Signore, che voi sentite che sono Signore, vi lava i piedi, voi dovete fare questo per gli altri. Perché il servo non è superiore che il Signore. Ma se il Signore lava i piedi, voi dovete fare lo stesso. Quindi scuse non abbiamo oggi, fratelli. Dobbiamo umiliarci. Umiliarci. Gesù si è umiliato fino alla morte. Fino a lavare i piedi. Lavare i piedi era compito degli schiavi, dei servi. Gesù l'ha fatto con amore. Addirittura si è tolto le vesti e si è messo le vesti di schiavo, di servo, per lavare i piedi. Ed è per questo che nel regno di Dio chi sale è chi serve. Ed è per questo che Paolo dice: abbiate in voi lo stesso sentimento che fu in Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura Dio, non considerò un tesoro geloso, ma la sua uguaglianza con Dio. Si spogliò, assumendo la condizione di servo, e diventando simile agli uomini, apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. Gesù si è umiliato fino alla fine. E che molte volte noi andiamo in certe chiese, magari qui no, ma in altri posti, magari vediamo gente che si vuole innalzare. C'è molta più gente che si vuole sentire importante che essere servo. C'è molta gente che vuole essere messa su un piedistallo invece che servire. Tutti vogliono essere serviti, ma nessuno serve. Ma Gesù vuole che noi serviamo. Vuole che noi serviamo. È chiaro che ognuno ha i suoi compiti. Perché, per esempio, io non faccio tempo nemmeno a pulire la chiesa, perché già loro fanno tutto. Arrivi a chiedere, tu pulito. Gloria a Dio per questo, per gli aconessi. Ma non è detto che è solo compito loro. Compito anche mio, vostro. Tutti quanti serviamo, gli uni, gli altri. Gesù ci ha servito fino in fondo. È bello perché verso 10 Gesù dice anche una cosa interessante. Dice, ma Gesù gli disse, quando parlava con Pietro, chi ha lavato tutto non ha bisogno che di aver lavato i piedi. È tutto quanto puro e voi siete puri, ma non tutti. In quella gente, tra quelle persone, chi c'era? C'era Tommaso, c'era Pietro, c'era tanta gente di loro che agli occhi umani aveva tanti difetti. Ma perché? Perché erano persone ancora immature. E
E molte volte siamo così anche noi. Siamo immaturi. Ma solo uno dice che erano ribelli, solo uno. Ma gli altri, pur avendo i loro difetti, erano solo immaturi. Dovevano passare ancora un po' di tempo ai piedi di Cristo. E molte volte siamo così anche noi. Siamo immaturi. E le nostre reazioni sono un po' così. Ma Lui ci corregge. E Lui ci umilia. Molte volte ci umilia per farci crescere. Per concludere, il verso più importante, quello che proprio spiega il capitolo del verso 17, che dice: se sapete queste cose, siete beati se le fate. Questa è la cosa più importante. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Non basta sapere le cose, bisogna rifarle. Non basta conoscere la parola, bisogna compiere la parola. Non basta conoscere i peccati, bisogna non farli. Molte volte sappiamo tutto, ma non facciamo, o sbagliamo. Dobbiamo essere corretti. Umiltà, santità, felicità. Questa è la scala che Gesù usa. Umiltà e piedi. Santità, purificazione del nostro essere. E beatitudine. Beati, felici. Gesù chiede: avete capito cosa vi sto spiegando? Avete capito, discepoli? Avete capito questo? Magari sulla loro faccia c'era un punto di domanda, per dire: più o meno, Signore, voi sapete che io sono? Dice: no. Voi sapete bene che io sono Maestro, io sono Dio, io sono il Supremo, io sono Altissimo. Ma se io, che sono io, vi lavo i piedi, voi dovete fare lo stesso tra di voi. E Lui. Che basta per sentirsi grandi tra di voi, basta pensare che è più avanti, no, basta orgoglio. Umiliatevi, lavatevi i piedi gli uni degli altri. E questo vuole il Signore da noi. Gesù era maggiore di tutti, ma si è umiliato. Si è umiliato. Mettiamoci in piedi. La parola con esempio. Lui ha fatto. Lui non ha parlato di umiltà ed è rimasto seduto. Lui ha parlato di umiltà e si è messo in ginocchio a lavare i piedi dei discepoli. Questa è la differenza. Molte volte noi siamo bravi, molto capaci di parlare, ma poi quando c'è da fare, facciamo così. Non lascia che altri facciano. Lui vuole che noi ci umiliamo. Umiliamoci ai piedi, perché Gesù si è umiliato. Se vuoi essere veramente felice, dice, beato. E questo che porta alla beatitudine, l'ubbidienza. L'ubbidienza è il comandamento di Cristo. Amen.